Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi inizieremo una nuova serie, ovvero le esplorazioni notturne. Come potete vedere dietro di noi, alle nostre spalle, sorge Villa Capriglio, la villa più infestata d'Italia. Noi partiamo subito col botto. Sarà la prima di una lunga serie che porteremo sul canale, quindi iscrivetevi al canale e non perdetevi questo video. Iniziamo. Sempre se ci torniamo. Ragazzi, abbiamo solo dimenticato di dirvi all'inizio video che abbiamo comprato il K2 per rilevare le presenze all'interno della casa. Quindi, beh, speriamo di non trovare niente, ma se dovesse succedere qualcosa, sappiate che, come potete vedere, lui funziona e siamo al verde, ok? Verde sicuro, rosso, iniziamo a spaventarci. Andiamo pure a esplorare. Raga, dovete farmi un botto di luce perché non si vede niente. Messi in macchina da sola. Io non ci vado. Ma da dove si entrerà? C'è un'entrata. Ah, mizzica. Che bello, scavata nel muro. Un'entrata più buia non ci poteva essere. L'alcol ci ha reso più forte. Sei riuscito a stare zitto e mi hai fatto una cortesia. Ma voi avete... Io ho sentito tipo... Speriamo. Ho sentito tipo un rumore ovattato. Io ho sentito proprio parlare. Madonna, accendiamo il K2. Non c'è nessuno, raga. Meno male. Ma è tutto... Aspetta un attimo, Mitch. Qua ci sono delle coperte. Questo era un bagno. No, per terra ci sono ritagli di giornale. Sono abbastanza inquietanti. Porca miseria. Ma dici che si può salire? Sì, sono spessissime, però dobbiamo fare attenzione a non farci male. Finiamo di girare il pian terreno. No, passiamo da dietro qua, facciamo prima di qua. Raga, il K2 comunque ha dei picchi. Sì, saltiamo di qua. Ma c'è la saltina, era più forte il segnale. Magari, sì. Qua c'era anche il camino. Questo era un frigo. Questa è tutta umidità. E qui, raga, non ci sono insetti. Cioè, fuori è pieno di insetti. Questo che cosa? Oh, che cazzo? Questi che cosa sono? È stato te? Sì, sono stato io. Ma guarda come le hanno messe. Sì, ma poi hanno disegnato la TV per fare... No, non riprenderlo. No, ma secondo me questi sono gli esploratori che fanno le foto, le cose. Sì, sì. Poi ci sono le scale di servizio. Della servitù. Oh, ragazzi, tengo la torcia come quello di Breaking Bad. Vabbè, a parte quelle le bombolette a terra... E la scritta che dice qua non ci sa. Hanno tutto murato. Leggermente, guarda che c'hai i picchi, raga, di brutto. Sì. Adesso, se ne ha fatti già, in alcuni punti. Però vengono un sacco di picchi. Come si chiamano quelli che usano le bombolette di braccia? C'è un botto di bombolette di braccia.
ancora, guarda che si vedono un po' i disegni. Peccato che hanno dato fuoco alla casa, perché... Sì. Ringo People, gli Stranger Things sono posto, beh, non sono tanto vecchi allora. Stagnola. Sembra la stagnola. Sembra che hanno colorato. E invece sono i colori che avevano un tempo col fuoco, si sono sradicati. Sì. Guarda sta. Ma cos'era? Il sottomondo di Stranger Things. Guarda le scarpe, ci sono, cioè, raga, c'è di tutto. Fammi vedere qui. Qua c'è un cappello. Ma sì, qua veniva qualcuno a dormire per forza, fra. Sì, ma più di una persona, perché ci sono... birre... C'è anche il tappeto. Il tappeto qui. Non lo so, se hanno provato a ristrutturarlo. La parte... c'è la cantina. C'è la cantina, dove hanno detto che ci facevano le messe sataniche, dove vendevano le donne, i bicchieri. Qua ci viene sempre gente. Ma qua c'è un'altra scala. Madonna, questa. Con la tenda anche. No, non era quella di prima, non era una coperta, era una tenda. Un estintore. Non so. No. Questa era una piccola cappella all'interno della casa. Ma cos'è? C'era pure il balconcino privato. Allora lì dove portava... Ma scusa, Le scale, sono quelle scale, ma non so. Sì, ma scusa, questa casa non è abnorme. Perché avevano bisogno di un balconcino privato? Cioè, quando è grossa come una persona qua. Allora, si vede che qua c'era il prete. Che... non credo ci fosse il prete, però comunque... Io so solo che magari la servitù veniva a pregare sotto e il proprietario di casa comunque... Guardate, Ciccio, ci sono ancora delle candele. Qua è venuto qualcuno a fare qualcosa. Non vorrei dire che cosa... c'è ancora l'altra scarpa, ma come hanno fatto a perdere due scarpe? Non lo so, so che... comunque vedi, queste sono tutte le tende. I fiori finti, no raga, i fiori finti no. Ma non è che quello lì è un loculo? No, guarda che è un loculo. Però guarda quanta... ci sono anche delle candele là dentro. Sì, ma secondo me era un loculo. Ma cosa accendono le candele a fare? È della famiglia. Sì, però secondo me, guarda, l'hanno aspetta, guarda il picco qua. Rosso. Appena abbiamo detto... rosso pieno. Appena abbiamo detto dell'oculo. No, appena abbiamo detto di fuori. Però vedi che hanno provato a rimettere la posta. Ah sì, ha detto anche Lori. No, di qua non riusciamo a passare, dobbiamo fare il giro. Non ci sono altre scale? Vuoi passare dalla scala della servitù? No, siamo... Madonna, qua ci sono dei picchi devastanti. Io non so se funziona veramente sto coso, però se per caso funziona veramente... Ma scusa, le scale per scendere dove sono? Guarda che non abbiamo trovato le scale per scendere. Sì, sono praticamente... sono lì. Oh ragazzi, fate occhio alla testa. Alla testa. Non è proprio...
No, guarda la porta. Questo che cos'è? Niente, c'è tipo. Secondo me lì ci stavano, te l'ho detto, ci stavano una servitù per forza. Allora, qua cerchiamo Continua. di non illuminare verso le Astral. finestre, perché sennò. Facciamo attenzione, amici. Ragazzi, stiamo vicini. Venite, dai. Vedi, a volte non c'è niente e a volte ci sono dei picchi devastanti. Ma in una stanza, cioè in una casa che non c'è mai stata tecnologia. Guarda, guarda, guarda. Madonna. Piano. Sì, è un mini bagno. Ma non riesco a capire perché ci sono anche i piani di sopra. Non ha senso sta cosa. Sì, c'è un giardino fuori. Qua si va non paghiamo. Io mi terrei per ultimo la cantina. Ci sono le tende. non lo so, poi dopo andiamo anche sopra a vedere un Sì. ma c'è ancora sopra? Comunque le porte sono basse e strette. No, guardate se non è da filmare. Io non so se adesso non riusciamo a farle vedere in camera. Ma questo sai dove siamo? Sì. Mi piace che disegni un lavoro di comunque, appena stavamo entrando, mi ha sentito un rumore. Da fuori anch'io l'ho sentito un rumore da fuori che arrivava dal giardino. In Può teoria, essere magari un animale. no, ma non c'è. Cioè, prima ho visto più scoiato, però non è che scoiato, Sembrava una voce. io quando siamo entrati ho sentito come una voce esaltata che parlava. Sì, ma ha detto proprio, è successo proprio veloce. Guarda che ci sono ancora le tende, ma c'è anche l'uscita di sicurezza. Poi ragazzi vi racconterò la storia di questa casa durante il video. Andiamo a vedere fuori il giardino. Subito il giardino? Sì, no, cioè, ho troppo voglia di Dai rivederlo, è troppo andiamo. inquietante. O facciamo l'ultimo piano, così abbiamo finito i piani. Sì, Facciamo sopra. Ci siete tutti? andiamo. Non è che mi complica tanto. Non ci sono neanche crepe, amici. Guarda il boiler. Oh, un cadavere. Ah, ci sono queste stanzette Occhio alla testa. dove tra l'altro qualcuno si è fatto un barbecue. No, non c'è niente. Però Il pavimento un comunque po' va giù, eh. adesso occhio non sta di Di là me. invece cosa c'è? Ah, Ma sopra non lo so. Io ho preso troppo per andare su. Guarda lì. Io non posso. no, ma sono messo. A destra magari sì, ancora ci possiamo andare. Guarda cosa c'è. Io non ci metto in un altro. C'è niente. Beh, occhio di qua, mi sono fatto Sì. Sì, ho visto che mi fa. Non c'è niente, è una sorta di soffitta. Aspetta. Ma questa donna quanto è qui? Era abbastanza. Ma questo qua, no? Questo carrellino, che cavolo serve? Ah, è tipo il montacarichi di una volta, Bea. Si può. Eh? Si, Abbiamo è tipo sentito un fare questa qua, montacarichi, è la carrucola. avevamo trovato anche Villa Conchiglia, che l'avevano fatto quando scendevi a Villa Conchiglia, l'avevamo fatto anche questo qua.
Ma nessuno sa cosa vuol dire. Significato, non lo ricordo. Ma è sicuramente satanico. Ma lo so perché. A parte che ormai fanno queste cose ovunque, quindi. Oh. Occhio che ci sono delle ragne perse. No. Sì, ma poi sono venuti a tagliare l'erba da poco perché era impossibile che così morta. Ma lei è morta. Ma che è morta? Ma lassù cosa c'è? Non lo so, ma voglio andare a vedere. No, minchia, guarda com'è cambiata la situazione. Si illumina? No, non si illumina più. E poi guarda quanti insetti, amici. Ho visto. Mitch, illuminiamo di là, che c'è tipo una... Comunque, non abbiamo fatto vedere, ma c'è uno strapiombo devastante. Cioè, c'è proprio... C'è odore di, proprio di erba tagliata. Ma hanno tagliato l'erba anche per salire. Sì, secondo me hanno fatto qualcosa, perché è impossibile che non sono tagliato. Dici che sarà stato il comune? Non lo so se è stato il comune. Guarda che sotto di voi è vuoto. Ah, sotto c'è. Qua fuori, ragazzi, non dà più segni. Da qui è uscito più. Ma guarda, c'è un millepiedi che è grosso come un pahano. Oddio. Guardalo lì. Madù. Guardate. Facci, guarda. Però è la prima forma di vita che troviamo. Oh, guarda, là. Hai visto che come se ci fosse, c'era una luce là? Anch'io l'ho vista. Hai visto? Ma dove, veramente? Sì, nella finestra. Come se... Vista. Non come un flash, ma come... Hai presente tipo candela. Veloce. No, no, raga. No, l'ho vista anch'io. Andiamo a vedere. No, no, no. Minchia. Dammi poi... Che trota. Vai, scendi, apri. Poi passami il K2 che vediamo. Io ho visto una lì, là è verso l'esterno. No, no, io l'ho vista proprio qua, dove c'era la finestra. Dove eravamo noi prima. Oh, abbiamo visto una, come no? Tipo come una lucina dalla finestra. Quella finestra là. Giusto per farvi capire l'altezza. Solo in questo punto è pieno di insetti. Ma com'è possibile? Questi uscivano così? Oh, guarda subito a sinistra. Andiamo a vedere dove l'hai vista. C'è qualcuno? Se c'è qualcuno fai tre luci. Ma voi tu hai detto c'è una luce qui. Andiamo per le scale. Andiamo a vedere in cabina. Facciamo la pace definitiva. Andiamo. Sei morta qua? Ok, direi che è un sì.